Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un mini haul degli acquisti che ho fatto l'altro giorno da MAC. Infatti ho comprato un paio di rossetti che mi servivano e perché volevo provare anche nuovi colori e ve li andrò a far vedere in questo video, dopo ne andremo a provare uno insieme. Infatti se mi vedete senza rossetto è proprio per quello, perché dopo lo proveremo assieme. Ultimamente, essendo estate, non mi trucco tantissimo perché anche solo il fondotinta mi dà fastidio e specialmente i rossetti, avere una cosa matte sulle labbra col sudore tutto mi dà fastidissimo. Allora, stavo utilizzando questo prodotto qua della Kiehl's, che è Love Oil for Lips, ed è comodissimo. Io non me l'aspettavo sinceramente che fosse un prodotto così buono. Invece questo qua, io ho preso il colore Midnight Orchid, che mi pare fosse il colore più scuro che ci fosse, perché a me piacciono comunque i colori scuri, ma non è affatto scuro, cioè vi dà un po' di colore ma veramente non si vede, non vi dà fastidio e vi lascia le labbra super idratate. E ho fatto l'estate praticamente con questo perché, appunto, come vi dicevo, non avevo voglia di mettermi i rossetti, però dà quella punta di colore che non sembrate degli zombie. E quindi sono andata avanti praticamente per tutta l'estate con questo. Veramente è un prodotto speciale. Penso che comunque lo metterò anche nei mesi invernali, nonostante abbia anche rossetti. Magari proverò, tipo, farò delle prove a metterlo sopra i rossetti a vedere come viene, se lascia quel lucido abbastanza decente. E devo dire anche che è ottimo come prodotto per quanto riguarda l'appiccicaticcio, perché di solito i lucidalabbra vi lasciano sempre quell'appiccicaticcio tipo così. In realtà questo non è per niente appiccicoso, anzi, essendo magari un olio, avendo una punta di olio dentro, è molto molto morbido e ha una stesura molto comoda. Non è neanche troppo oleoso da lasciarvi le labbra tutte unte, ma hanno trovato il giusto compromesso tra olio e lucidalabbra. Poi quando comunque magari farò il video dei prodotti del mese, ve ne parlerò un po' meglio. Comunque, passando alla parte di video principale, ovvero i prodotti MAC, ho preso tre rossetti e un prime per le labbra. Allora, partiamo dal prime delle labbra, che è appunto questo qui, che è una base labbra da mettere prima del rossetto. Teoricamente il rossetto dovrebbe durare di più e dovrebbe anche fare da un po' tipo idratante labbra, ed è fatto così, è bianco in colore. Poi dopo di questo avevo bisogno di riprendere un rossetto che ho perso fondamentalmente, perché non trovo più il mio astuccio dei trucchi che porto sempre in giro, e dentro c'era anche questo rossetto qui che è il mio colore da sempre, cioè è stato il mio primo rossetto MAC e ho sempre usato questo colore, l'ho sempre trovato bellissimo. Sapete quando trovate quel rossetto e dite no, questo è proprio il mio colore? Ecco, questo qua è l'803 della MAC, che si chiama Captive appunto, e è un rossetto satinato. Vi faccio vedere subito il colore. Ha questo colore qui, ovviamente dalla telecamera non renderà mai, però quando poi lo metterò in un video ve lo farò, vi dirò che appunto è questo, così capite bene qual è. Poi successivamente avevo bisogno di un rossetto marrone, infatti volevo trovare un rossetto marrone che mi potesse andare bene. Allora ho trovato il colore adatto, poi mi ha consigliato di comprare questo pack, che appunto c'è dentro la matita per le labbra e il rossetto. Infatti sarà questo che poi andiamo a provare dopo, ed è il Lip Duo. Praticamente Lip Pencil si chiama Spice come colorazione, mentre il rossetto si chiama Persistence. Allora, questa è la matita per le labbra, dove appunto si chiama Spice, mentre invece il rossetto per le labbra è dall'altra parte. Sono io che non so mai aprire queste confezioni, ed è un rossetto matte, ed è questo qui. Questa colorazione che è sì un marrone, però è un marrone molto caldo, in realtà ha una punta di rosa che non fa sembrare troppo freddo. Dopo lo proviamo assieme e vediamo com'è. Poi, come ultimo rossetto, ho preso questo qui, che è appunto uno dei rossetti mini che hanno fatto. Ovvero è un rossetto che è la metà di quelli normali. Viene consigliato per lo più alle persone che vogliono provare nuovi colori, per non prendere i tubetti grandi e poi magari non li piace, non si stufano, e quindi andrebbero a buttare via un prodotto che comunque costa abbastanza. Allora, hanno fatto praticamente lo stesso colore, solo a metà del dosaggio, quindi questo è la metà rispetto a questo rossetto normale della MAC.
e vi faccio vedere subito il colore. La colorazione si chiama Diva, dove appunto si nota subito che è la metà, cioè è veramente piccolissimo. E come colorazione è questa qui, è molto scura appunto, ma sulle labbra è veramente spettacolare, non è così scura come sembra qui. Comunque quando mi vedrete con questo rosetto in un video ve lo dirò, così capite com'è bene la colorazione sulle labbra. Per quanto riguarda i colori, adesso andiamo a fare un piccolo swatch così potete vedere più o meno che colori sono. Ovviamente una volta che lo mettete sulle labbra cambia rispetto a com'è sulla pelle, però più o meno per farvi capire che colorazione è. Allora, per prima cosa andiamo a provare questo, che appunto è il Captive, è quello che uso di più in assoluto. E andiamo subito a fare lo swatch. Prendiamo il nostro rossetto, vediamo un po'. Quindi questo è il colore che io utilizzo di più in assoluto, quindi appunto questo è il Captive della MAC, è quello che appunto secondo me sta meglio sulla mia pelle. Poi andiamo subito a provare questo piccolino, che è la colorazione Diva, come vi dicevo prima, e così potrebbe risultare abbastanza scuro, ma poi vedrete che alla fine non è scurissimo, cioè anche questo sembra scuro, ma in realtà sulle labbra non lo è. Ecco, alla fine come vedete è un paio di tonalità più scure rispetto al Captive, ma niente di così trascendentale, mentre invece da qua sembra veramente scurissimo. E infine c'è quello marrone che volevo, un rossetto marrone, mi hanno consigliato questo qui, che c'era questo B-Pack dove c'è la Lip Pencil e anche il rossetto. Allora, Lip Pencil, come vi dicevo appunto anche prima, si chiama Spice. E ve la faccio vedere subito, è una colorazione abbastanza calda, non è un marrone scuro ma è molto molto caldo come colore. E questo è il rossetto, che è il Persistence, eccolo qui. Come vedete la matita è perfetta con il rossetto, infatti è veramente il suo colore. E adesso andremo anche a provare questo rossetto qui sulle labbra. Infatti vi faccio vedere anche com'è indossato, perché questo appunto è il colore che mi ispira di più da provare, dato che questo comunque l'ho già usato e questo lo vedo più per l'inverno. Questo qua lo vedo più per l'autunno, quindi proveremo subito questo qui. Eccomi, allora ho cambiato location, ma il risultato comunque, sti capelli, è questo qui. Io lo adoro troppo, mi piace un sacco questo colore, lo sto adorando alla follia, veramente mi ha consigliato benissimo. E quindi questo appunto è il risultato che vi dicevo del rossetto Perfection insieme alla matita Spice, adoro. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito, insomma che vi abbia tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video, io vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!